risultato è 1-0-0, vediamocelo. Continua la striscia positiva della Voluntas Spoleto, che pareggia 0-0 al Comunale contro la Viterbese e sale così a 6 risultati utili consecutivi con un solo gol subito in 5 partite. Il primo tiro in porta della gara è della Viterbese con l'ex di turno Matteo Peronullo, che riceve palla al limite e di destro sfiora il palo alla sinistra di Pasquini. Al 14° Gammaidoni, dopo un batti e ribatti in area di sinistro, gira in rete alle spalle di Riommi, ma l'arbitro aveva già fermato l'azione per un fuorigioco dello stesso numero 9 biancorosso. Al 30° si fa rivedere in avanti la Viterbese con il solito Peronullo, che se ne va in azione solitaria, evita un paio di avversari e tenta la conclusione dai 25 metri, ma il suo tiro è centrale, facile preda di Pasquini. Un minuto dopo risponde la Voluntas con un bel sinistro di Capitolo che sorvola di un soffio l'incrocio dei pali alla sinistra dello stesso Riommi. Il secondo tempo ricomincia con la Viterbese in avanti. Al 3° è Giacinti a provarci dal limite dell'area con un raso terra di destro che esce di pochissimo al lato del palo sinistro della porta di Pasquini, che aveva comunque controllato senza affanni. Al 14° Falzone scodella il centro per Francesconi, che dalle retrovie ci prova di testa in tuffo con la palla che però finisce docile tra le braccia di Riommi. Al 17° è la Viterbese a rendersi pericolosa con un gran tiro da fuori area di Scardini, deviato oltre la traversa da un attento Pasquini. La Viterbese ci crede. Al 19° Peronullo, dopo aver rubato palla a Luparini, si invola e crossa sul secondo palo per Vegnaduzzo, che di piatto al volo spedisce al lato. Lo stesso numero 9 è grande protagonista al 21° con un gran destro dai 30 metri che si stampa sulla traversa con Pasquini che sembrava fuori causa. Al 25° ospiti ancora pericolosi, bella palla in verticale di Pollini per Scardini, che di prima intenzione gira sul secondo palo, ma la sfera si spegne al lato. Al 33° è la Voluntas a tentare la via della rete con Tomassoni, che riceve palla sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro la sua terra che esce di un soffio al lato. In pieno recupero la Voluntas Spoleto protesta vibratamente per un atterramento in piena area di 4x2 ai danni di Luparini, ma il direttore di gara lascia proseguire. È l'ultimo sussulto di una gara in cui il pareggio è sicuramente il risultato più giusto. Sì, il pareggio è il risultato.